Ciao amici e amiche, sono Loser e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel un piccolissimo recap sulle partite di Champions. Ho detto ragazzi che la Champions, l'Europa League le porterò sul canale insieme a questa partita del Napoli. Passiamo subito alla prima partita. Passiamo a Liverpool e Lipsia, giocata qualche settimana fa, per finire 0-0 il Liverpool. Il Liverpool affonda in casa contro il Lipsia, cioè vince facilmente contro l'Ips, l'Ips ci ha provato, se il gol di Sadio Mane con la Sigio Jones va a segnare Salah. L'Ips non è stato capace di affrontare una squadra come il Liverpool, gli ex campioni d'Europa sono riusciti a battere l'Ips e mo per il ritorno che si giocherà a Anfield sarà molto difficile l'Ips recuperare questi due gol, ma ci riproverà contro una grande squadra come il Liverpool, meno ci proveranno fino alla fine, quello che potranno fare. Vedremo come finirà questo episodio tra Lipsia e Liverpool. Poi passiamo subito a Barcellona, Paris Saint Germain, sempre giocata qualche settimana fa, in cui finire 4-1 la vittoria del Paris Saint Germain, incredibile. Il Paris Saint Germain vince contro il Barcellona in casa al Camp Nou e quindi Barcellona affonda e quindi nel primo tempo finisce 0-0, va a segnare Mbappé con l'assist Dachler, va a segnare Ken che si sblocca con l'assist Paredes, va a segnare Mbappé che totalizza una doppietta, va a segnare Mbappé con l'assist Marcolino Verratti, totalizza una bella tripletta, il gol di Messi non basta, quindi il Paris Saint Germain si aggiudica che il Messi la prima manche, sarà molto difficile la prossima partita che si giocherà al Parco dei Principi a Parigi, perché il Barcellona dovrebbe fare tutti 5 gol, ma sarà molto difficile. Se il Paris Saint Germain farà 3 gol, il Paris Saint Germain si qualificherà per gli ottavi. Non è un'annata facile per il Barcellona, che ha cominciato male nel campionato partendo agli ultimi posti, ma il campionato si trova al quarto posto. Il gol di Messi non basta e quindi Barcellona dovrà fare molto di più per recuperare quei minuti persi, ma sarà difficile molto per il Barcellona e basta quasi una passeggiata per il Paris Saint Germain, ma lo vedremo ragazzi, lo vedremo. E quindi passiamo subito un'altra partita, Siviglia ho visto Dortmund con fine 3-2 con la vittoria del Dortmund. La scatola di Siviglia finisce 3-2, quindi il segnare il gol dell'1-0 Luke de Jong che segna il gol dell'1-0. Poi la rimonta con la Hollande, il pareggio una doppietta, con l'assist di uno, con l'assist Royce, con l'altro con l'assist Sancho. Poi segnare da Hood, primo gol della maglia del Dortmund, con l'assist di Hollande, e poi segnare il 3-2 Suso, con l'assist di Fernando. Il gol di Suso non basta, basta recuperarla, ma se vi piace la può fare perché la prossima ritorno ci giocherà in casa del Dortmund, ma sarà molto difficile per il Dortmund. Il Dortmund sta attraversando una stagione molto facile perché alla guida del Dortmund è passato Terzic, ma il nuovo allenatore sarà Marc Rose, l'allenatore del Mönchengladbach, e quindi non è un momento facile per gli uomini di Terzic, perché dopo l'esonero dell'ex mister alla guida del Dortmund è passato Terzic. E mo il Dortmund fa molti gol per salvare questo risultato, e sì, gli è chiamato a rispondere. Questo Siviglia è stato anche protagonista di una grandissima eccezionale Europa League, che ha giocato un'ottima finale contro l'Inter, e quindi il Siviglia ha ancora una possibilità per qualificarsi. E adesso passiamo subito alla partita di Porto-Juventus, che clamorosamente finisce 2-1 con la vittoria del Porto. Attenzione, il uomo di Pirlo affonda in casa del Porto, dopo il gol segnare il gol dell'1-0. Federico va a segnare il primo tempo, finisce 0-0, va a segnare il gol dell'1-0 Meid Taremi, che ha segnato il gol dell'1-0, va a segnare poi Marega, va a segnare il gol del 2-0, ma poi di mezzo allo svantaggio Chiesa, che diventa un'opportunità alla Juve, dove va a segnare altri due gol pur di qualificarsi. Il Porto, attenzione, che dovrebbe segnare un gol per salvarsi e per essere qualificato a Champions. La Juve potrebbe essere eliminata durante i sedicesimi Champions, infatti l'ultima volta la Juve è stata eliminata dal Lione durante i quarti. La Juventus è chiamata a rispondere dopo questa pessima prestazione, ma attenzione a Porto, che è stato protagonista di un grande girone, quello di quest'anno. Il Porto è una squadra da non sottovalutare e quindi il Porto è riuscito nella grande impresa a battere la Juve di Pirlo. E ora la ritorno ci giocherà al Stadium, ma sarà molto difficile perché Porto ora vuole salvare il risultato, ma la Juve è chiamata a rispondere. E adesso passiamo subito a Lazio-Bayern Monaco, in cui fa 4-1 con la vittoria del Bayern Monaco, che ovviamente all'Olimpico finisce 4-1. Il Bayern Monaco stende la Lazio con 4 gol,
a segnare il gol dell'1-0. Segna il 2-0 Lewandowski con un errore clamoroso di Musacchio, veramente clamoroso, fa segnare Musiala che va a segnare il gol 2-0 e segna il suo primo gol in Champions con la Tegoretta. Questo giovane avrà molto futuro, avrà molto da riservarci in questa Champions, anche nella Bundesliga, sarà il futuro di questo Bayern Monaco. Infatti il ragazzo ha scelto di essere tedesco e quindi avrà un meglio potenziale questo ragazzo e l'abbiamo provato in questa partita. Poi fa segnare Sané che fa segnare il gol del 3-0, fa segnare Correa che diventa lo svantaggio, ma non serve molto, poi fa segnare l'autogol di Acerbi che totalizza 4-1. E con questo ragazzi il Bayern Monaco tende la Lazio all'Olimpico e quindi la prossima partita giocherà la Lanza Arena. Sarà molto difficile per la Lazio perché è una grande squadra, il Bayern Monaco che ha vinto anche la Champions League l'anno scorso. Sarà molto difficile per gli uomini di Inzaghi battere gli uomini di Flick. Quindi sarà una partita molto difficile per la Lazio, quindi la Lazio proverà la remontata ma sarà molto difficile. E quindi passiamo subito all'Atletico Madrid Chelsea per finire 1-0, dove ha deciso il gol di Olivier Giroud di rovesciata, e l'ennesima rovesciata di Olivier Giroud che porta il Chelsea col 1-0. Dopo tempo che finisce 0-0, il Chelsea decide questo match. L'Atletico Madrid è chiamato a rispondere al Stamford Bridge, dove si giocherà il ritorno, e questo ritorno valerà chi si qualifica tra Atletico Madrid e Chelsea. L'Atletico Madrid è chiamato a rispondere, il Chelsea dovrà assolutamente rispondere e salvare il risultato. E quindi passiamo subito adesso a Monte Blanc City, in cui finisce 0-0 con la vittoria del City. Nel primo tempo finisce 0-0, fa segnare il gol dello 0 Gabriel Jesus, fa segnare Bernardo Silva, Golasi, Cancelo. Monte Blanc che perde in casa contro il City, dove al ritorno si giocherà in casa del City. Monte Blanc sta passando un'ottima stagione, infatti proviamo al sesto posto. Monte Blanc non l'ho visto preparato per questa partita, ma ritorno è chiamato a rispondere. Se non ci riuscirà il City si aggiudicherà questa qualificazione per le prossime, per gli ottavi. Passiamo subito all'Atalanta Real Madrid, in cui è finito 1-0 la vittoria del Real Madrid. È stata una partita molto dura per l'Atalanta, che ha resistito fino al primo tempo, ma poi negli ultimi minuti è caduto sotto il gol di Mendy. Viene espulso il Freuler, che sta a tenere il ritorno contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. La decide questo gol Mendy che è stato impattato dalla VAR, un episodio molto sfortunato. L'Atalanta infatti che ha lavorato molto con Ilicic per opportunità persa. E mo ragazzi l'Atalanta è chiamata a rispondere in casa del Real Madrid, se non ci riuscirà Real Madrid si aggiudica la qualificazione. Sarà molto difficile per l'Atalanta recuperare questo errore clamoroso. E da questa partita si chiude l'andata degli ottavi di Champions, noi ci diamo a passare meglio, poi noi ci diamo a passare meglio, quindi noi ci diamo domani con l'Europa League, quindi da noi c'è tutto, ciao.